ci hanno dato delle conferme assurde, ci hanno detto che voi state tranquilli perché avete firmato una legge dello Stato sul documento della Confindustria, ecco qui la prima parola che ci dà, sobbrobbio che cito, esodo, che brutto. Lei la conosceva questa parola prima? Cioè non aveva mai idea? Manco l'ho vista qua. E dopo che hanno cominciato a sentire parlare dei soldati, esodo. Il signor Daniele per 32 anni ha lavorato alle poste, dal 2011 è un esodato e qui nella sua casa in campagna alle porte di Tivoli aspetta di sapere quando potrà andare in pensione. Facendo il conteggio complessivo sarei dovuto andare in pensione già da quest'anno, praticamente dall'inizio di quest'anno. E invece non è andata così perché il signor Buratti non è rientrato nel sesto turno di salvaguardie, quei provvedimenti cioè previsti per tutelare i lavoratori esodati con un fondo apposito. L'unica possibilità per Daniele è sperare di rientrare nella settima salvaguardia, che dovrebbe essere inserita nella prossima legge di stabilità. La pensione è il futuro mio, è tutto quanto. Se tu mi togli la pensione, mi ammazzi. Sai che per esempio alla fine del mese sono soldi tuoi, anche se invece da essere 1000, sono 700. Fai il conto su quei soldi. E come stabilito da quell'accordo, per 3 anni Daniele ha dovuto versare anche i cosiddetti contributi per gli anni mancanti alla pensione, quasi 9.000 euro all'anno che adesso non riesce più a pagare. Ci sono i soldi assolutamente, 2.200 euro e passa, oltre 2.200 euro, ma chi ce l'ha i soldi? Anche perché a carico del signor Daniele ci sono oltre la moglie anche il nipote e il figlio che ha perso da poco il lavoro. Qual è a fine mese, quindi come ci arriva? Chi conosce? Sono mio cognato e quando c'ho bisogno mi danno dei soldi. Non mi vergogno a dirlo. Dopo una vita di lavoro, quello che il signor Daniele non capisce è perché non esistano garanzie anche per quelli come lui. Perché un parlamentare dopo un giorno se ne va a casa con un benefit di 5.000 euro al mese e noi no? Se tu fai una legge e vuoi e pretendi che la gente arrivi a determinati requisiti per poter andare in pensione, perché non per tutti?